Finalmente eccoci con un nuovo episodio di questa serie tanto amata sul canale, ovvero la serie di video dedicata al marketing. Se non avete visto gli episodi precedenti, vi consiglio di andare a vederli cliccando like qui sopra, ovviamente dopo aver visto questo video. Sarei davvero felicissimo se riuscissimo a raggiungere i 1000 mi piace in questo video, quindi giù tutti con i pollici in su perché dobbiamo raggiungere i 1000 mi piace, mi raccomando. Inoltre ragazzi, ultimamente mi sono davvero preso bene a pubblicare Instagram Stories, quindi mi raccomando, assicuratevi di seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione di questo video e comunque sotto la descrizione di ogni video, mi raccomando, seguitemi. Comunque, tornando all'argomento del video, avete visto già anche dal titolo che oggi parleremo dei supermercati. Infatti non so se sapevate che dietro i supermercati c'è uno studio di marketing pazzesco per riuscire a vendere più prodotti possibili, vendere determinate marche in modo da ottenere il massimo dei profitti, in modo diciamo da controllare gli acquisti, in modo da controllare i clienti e fargli comprare quello che il proprietario del supermercato vuole fargli comprare. Iniziamo. Penso sia capitato a tutti di andare a fare la spesa e non so se avete notato, provate a notarlo la prossima volta che andate, i prodotti più acquistati, quelli più famosi, sono tendenzialmente all'altezza degli occhi. Questa è una tecnica molto vecchia, semplice ma estremamente efficace. Tant'è che alcune aziende sono disposte a pagare per ottenere quella posizione sugli scaffali per i loro prodotti. Questo perché banalmente, ponendo un prodotto all'altezza dei nostri occhi, sarà il primo che vediamo. Automaticamente avremo anche più interesse nell'acquistarlo. Inoltre, oltre a essere evidente ai nostri occhi, è anche facile prenderlo. Quindi i prodotti posti all'altezza degli occhi e mai sopra la nostra testa sono di quelle marche che hanno pagato per ottenere quella visibilità, oppure sono quei prodotti che creano un margine più alto di profitto per il supermercato. E questa prima tecnica ci fa capire quanto il dettaglio conti, cioè quanto semplicemente la posizione di un prodotto possa influire sulla decisione nostra di comprare una determinata cosa. Quindi il consiglio che vi do non è sempre soffermarvi sulla prima cosa che vi capita, ma di dare un'occhiata anche in giro. Probabilmente ci saranno delle offerte migliori con un prezzo più basso ma una qualità più alta, e magari sono marche che non sono tanto conosciute. Insomma, informatevi un po', su internet è pieno di consigli sui prodotti da acquistare. I carrelli della spesa nascono nel 1938 ed erano molto più piccoli da come li conosciamo noi ora, ma dal 1938, quando apparve il primo carrello della spesa in un supermercato, i carrelli hanno iniziato progressivamente ad ingrandirsi. Questo perché banalmente può contenere più prodotti. Inoltre, se arriviamo alla cassa, cioè finiamo di farla spesa e abbiamo il carrello mezzo vuoto, ci darà la sensazione di non aver comprato abbastanza o di aver dimenticato qualcosa. Automaticamente il nostro inconscio cerca di riempire il carrello in modo da avere una sorta di soddisfazione, cioè di aver fatto il nostro compito. E quindi anche se carrelli più grandi occupano più spazio, costano di più al supermercato quando li devono acquistare, portano grandi vantaggi economici perché la gente sarà invogliata a comprare cose che probabilmente non necessita veramente. Un trucco per sorpassare questo trucchetto di marketing, cioè ingannare il nostro inconscio, è quello di farsi una lista della spesa prima di fare la spesa, in modo da comprare solo il necessario ed evitare di comprare altre robe. Siamo sicuri di non spendere di più. Questo, fidatevi, è un gran consiglio per il risparmio. Se volete risparmiare quando andate a fare la spesa, è una regola davvero d'oro. Sempre parlando di posizione dei prodotti, ora non si parla se metterlo sopra o sotto un determinato prodotto, ma di metterlo in fondo al supermercato. Infatti i prodotti, quelli necessari, quelli indispensabili come il latte, le uova, la farina, i prodotti più comuni che la gente di solito deve comprare ogni volta che va a fare la spesa, vengono posti in fondo al supermercato. Quelli invece non indispensabili, diciamo quelli più superflui, come ad esempio i fiori, i dolci industriali, le riviste, vengono messe all'inizio del supermercato, in modo che quando un cliente entra ha il carrello vuoto e quindi ha più, diciamo, voglia di riempirlo e quindi di mettere dentro cose che probabilmente non gli servono. Inoltre, per andare a prendere le cose indispensabili, quindi come ho già detto, latte, farina eccetera, dovrà percorrere tutto il supermercato nella speranza che incontri prodotti che si era dimenticato di comprare e che gli servono. Sotto nei commenti ditemi se una di queste tecniche l'avevate notata, vi eravate accorti che veniva utilizzata dai supermercati e se secondo voi ha condizionato in passato i vostri comportamenti. Quindi non so, ad esempio ditemi se vedere il carrello vuoto vi fa, non so come dire, mi dà un po' fastidio e quindi dovete riempirla per forza, oppure comunque vi legittima a comprare altre cose. Altra piccola cosa che voglio sapere sotto nei commenti è com'è l'audio di questo video, perché ho cambiato microfono, ci dedicherò un video in futuro, probabilmente già giovedì prossimo alle 15 ovviamente, e niente, magari date una votazione riguardo l'audio di questo video rispetto agli altri in una scala da 1 a 10. Vi ricordo che ho fatto altri video riguardo al marketing se questo video vi è piaciuto, quindi cliccate like qui sopra per andare alla playlist e vedere quello che volete. Vi ricordo ovviamente di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 15 per un nuovo video, non mancate, ciao a tutti. A little party that we can't nobody, and we gon' dance until we drop. Ooh.
skip-a-da-ba-ba-ba.